Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Red Gaming. Allora, oggi vi porto Destiny. Vorrei spiegarvi e quindi fare una mini guida su come trovare i 27 spettri che sono stati inseriti nel crogiolo. Allora, innanzitutto selezioniamo il crogiolo e andiamo su partita privata. Opzioni partita facciamo e andiamo su modalità di gioco. Direi di selezionare controllo di modo che ho A, B e C per darvi delle istruzioni un po' più dettagliate. Quindi, dopodiché la mappa, io le farò in ordine, quindi l'anomalia, clinica, standard decaduto, bastione, scudo nero, eccetera. Quindi andrò avanti in questo senso per tutti e 27, di modo che voi avete l'elenco in ordine e non, diciamo, non fate casino nel cercare quale mappa è. Va bene, a questo punto direi che partiamo e vi spiego dove sono gli spettri. L'anomalia. Allora, guardando A, dobbiamo girarci a sinistra e proseguire per questo corridoio. Passiamo all'interno di questa struttura, giriamo intorno a questa costruzione, continuiamo sempre dritti, giriamo verso destra e ci dobbiamo recare in fondo per capirci dove c'è la zona C. Una volta arrivati alla zona C, andiamo dietro questo carro dove ci sono i container e troviamo il nostro spettro. Eccolo qui. Clinica. Guardando C e le scale a destra, dobbiamo entrare nel corridoio di sinistra. Nell'angolino, dove c'è l'erba, troveremo il nostro spettro. Stendardo decaduto. Allora, dallo spawn dobbiamo attraversare tutta la mappa. Quindi passiamo dalle casse, attraversiamo le porte, l'albero centrale, continuiamo sempre dritti. Arriviamo dallo spawn opposto, che è qui. Entriamo a sinistra in questa struttura dove c'è questa porta e sulla sinistra, sulla scrivania, c'è il nostro spettro. Eccolo qui. Allora, bastione. Su bastione vediamo queste due carri. Ci giriamo verso dietro e troviamo il nostro spettro subito qui su un masso, quindi da questa parte. Eccolo qui. Scudo nero, facilissimo. Allora, dove c'è C, giriamo a destra, andiamo verso B, ma dobbiamo passare all'interno. Vi ricordate la stradina interna? Appena giriamo a sinistra, scendiamo le scale, troviamo subito il nostro spettro davanti. Ed eccolo qui, anche scudo nero è fatto. Bene, osservatorio cieco. Mettiamoci in questa posizione e vediamo A. Ci giriamo verso dietro di noi, proseguiamo dritti, scendiamo le scale e proprio in mezzo a questi pilastri, vicino a quella roccia, troviamo anche qui il nostro spettro. Altare ardente. Allora, guardate, mettetevi in questa posizione, vedete C, vi girate a sinistra e correte verso questo masso. Subito sotto questo masso c'è il vostro spettro. Attenzione perché è una zona fuori dalla mappa, quindi potreste morire. Cattedrale del Vespro. Da questa posizione dove vediamo questa struttura, ci giriamo verso di noi e vediamo le munizioni speciali. Subito a destra delle munizioni speciali ci sarà il nostro spettro. Eccolo qui. Il calderone. Vediamoci al centro della mappa. Troviamo un posto dove ci sono delle ossa. Scendiamo a sinistra di B e troviamo nel nostro angolino, proprio qua sotto, il nostro spettro. Bivio. Allora, dobbiamo andare su B. Prendiamo questo mega salto, chiamiamolo così. Ci troviamo su B. Qui c'è un albero molto grande. Andiamo alla sinistra dell'albero, proseguiamo dritti. Ecco qua il nostro spettro, proprio a sinistra del portale. Eccolo qui. E siamo su deriva siderale. Questa è facilissima. Allora, dove c'è la zona B, a sinistra delle scale, scendete sotto dove c'è questa porticina e trovate lo spettro proprio qui vicino alla porta. Molto molto semplice. I sotterranei. Partendo da B dobbiamo salire sopra questo gradino dove c'è questa struttura al muro, la vedete? Subito a destra troviamo il nostro spettro per terra, eccolo qui. Exodus Blu.
Partendo da A, ci giriamo verso sinistra e vediamo una struttura con una scritta sopra arancione. Proseguiamo dritti, entriamo nella struttura dove c'è questa porta e subito sulla destra troviamo il nostro spettro. Anche qui tranquillamente lo raccogliamo. Base Delphi, molto semplice. Vi ricordate la struttura sospesa? Ci salite sopra, la attraversate. Continuate ad andare dritti dopo che la porta si è aperta. Entrate in questa stanza, diciamo a fondo chiuso. In fondo, vicino a questi bidoni, trovate lo spettro. Ok, prima luce. Vedete questa struttura molto strana? Dovete tenere C davanti a voi e passare sulla sinistra. Proseguite sempre dritti, seguendo sempre verso C. Di fianco a questa struttura trovate il vostro spettro. Ok, la frontiera. Partiamo da A. Proseguiamo sempre dritti e giriamo a destra, dove c'è questo camion. Passiamo alla sinistra o alla destra, come preferite. Poco avanti, proprio in prossimità, diciamo di fronte alle pesanti per capirci, troviamo il nostro spettro. Memento. Allora, dallo spawn proseguiamo sempre dritti. Troviamo una macchina in mezzo alla mappa, che è questa. Ci giriamo a destra, poi entriamo in questa porticina, subito a destra, e troviamo nell'angolino il nostro spettro. Pantheon. Allora, proseguiamo dritti verso A. Dobbiamo andare, per capirci, dietro ad A. Io passo da destra, faccio questa strada, salto. Mi devo recare praticamente all'estremità, diciamo al margine della mappa, proprio qui, e trovo il mio spettro. Attenzione a non cadere, perché qui è molto semplice sbagliarsi. Terre di ruggine. Anche questo è semplicissimo. Seguiamo per la zona B. Teniamo la nostra zona B a destra e proseguiamo dritti. Una volta arrivati in fondo, dobbiamo saltare questa struttura. La saltiamo, scendiamo da questa parte, prendiamo il nostro spettro e poi abbiamo pochi secondi, quindi probabilmente moriremo, però non fa niente. Settore 618, questa è facilissima. Dovete andare al centro, dove c'è questa piattaforma, e immediatamente trovate lo spettro. Questo è veramente molto ben visibile. Sponde del tempo. Allora, andiamo, vediamo a sinistra, andiamo verso destra dove c'è quell'entrata che ci permette di arrivare poi su B, e dietro questa struttura troviamo il nostro spettro. Impatto celeste. Allora, qui c'è un aereo che è caduto ed è danneggiato, come lo vedete. Dove c'è la mitragliatrice, vedete? Da questa parte invece c'è una struttura. Subito dietro di noi c'è questo aereo. Andiamo avanti. Ci giriamo a destra e subito qua nell'erba troviamo il nostro spettro. Eccolo qui. Ok, rianimato. Covo dei ladri. Questo è semplicissimo. Andate su A, guardate l'ingresso che c'è dall'altra parte, vi girate dietro di voi e trovate immediatamente, dove ci sono questi sassi, il vostro spettro. Eccolo qui. Il rilevatore temporale. Allora, da A saltiamo da questa parte. Ed è su questa struttura che vedete. Dobbiamo semplicemente salire questo gradino e prendere il nostro spettro. Ecco già fatto. Allora, breccia del crepuscolo è molto semplice. Trovatevi in questa zona, vedete dove sono io. Andate vicino a questo container, chiamiamolo così, ma non è un container, forse sono soltanto del materiale appoggiato. E in mezzo a questo materiale troviamo il nostro spettro. Eccolo qua. Vertigo, partendo da B, vedete davanti a voi il corridoio, girate a sinistra, scendete le scale e subito sulla destra, quindi molto molto semplice, trovate il vostro spettro. Eccolo qui. Corte della Vedova. Allora, partendo da A, proseguiamo verso il retro, diciamo, dove c'è questa struttura distrutta. Saliamo su questa piattaforma e subito sulla destra, in un angolino, troviamo il nostro spettro. Eccolo qua. Allora ragazzi, questi sono tutti i 27 spettri. Spero di essere stato chiaro, che si possono trovare abbastanza rapidamente, e ora quando uscirà l'espansione cercherò di capire anche dove sono gli altri due spettri delle nuove mappe che dovranno arrivare, e poi posterò anche quello. Va bene, se il video vi è servito ed è stato carino secondo voi, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!